È un modo di fare leadership che non riguarda più il cosa si fa, ma il come lo si fa, secondo me. In estrema sintesi, tutte le cose che abbiamo detto fino adesso vedono una leadership che è basata sul servizio alle persone e non sulle persone che sono al servizio del leader. Quindi, ribaltamento del paradigma. È basata sulla comunicazione alle persone, quindi informazioni di prima mano, e gli strumenti ci aiutano, modelli di comunicazione veloce, diretta e non asincrona, che è il grande male del nostro mondo attuale, persone che sono in qualche maniera supportate nella trasformazione perché hanno un leader che li osserva e gli dà feedback. Quindi tutto questo insieme di cose contribuiscono a costituire un modello di relazione umana, poi alla fine, perché stiamo parlando di questo, che è molto più potente, è completamente nuovo per certi versi, per molte aziende. Molte delle nostre aziende hanno chiesto per anni ai loro capi di fare l'equivalente del cane pastore del gregge. Le aziende cambiano rapidissimamente, molto più rapidamente, se decidono di lavorare sui comportamenti delle persone che cambiando le persone stesse. Le persone ci danno sempre, ormai sono 20 anni che faccio questo mestiere, sorprese positive se si lavora con onestà e trasparenza per aiutarle.